Eccoci qua di nuovo in diretta, 18 e 5 minuti, collegati con noi il maestro Rino Tommasi. Rino! Ciao! Eccoci, buon ciao, pomeriggio! Rino. Buon tutto, c'è tutto, Antonio Felici, Fabio Petruzzi, siamo tutti. Formazione completa. Esatto, e collegato insieme a te anche l'altro maestro, il numero uno, Bruno Pizzul. Ciao, ciao a tutti! Ciao Bruno! Buonasera! Ciao Bruno! Domanda semplicissima di quelle che fanno vomitare a Rino, però dopo il terzo pallone d'oro di fila a Messi, possiamo dire che Messi ha raggiunto quantomeno Maradona nell'Olimpo, no? Del calcio, della considerazione totale, lo ha già superato? Quello non lo so e non è neanche tanto importante, perché secondo me Messi ha messo in crisi il pallone d'oro. Perché se al pallone d'oro togli la possibilità di discutere se la scelta è stata giusta o sbagliata, lo hai snaturato. Tant'è vero che non se ne parla, si sono inventati adesso un ibrido, un confronto con quelli che lo hanno vinto in passato, ma non con quelli che avrebbero potuto vincere quest'anno, perché non c'è stata partita praticamente. Rino, sai qual è il problema? È che il pallone d'oro si è messo in crisi da solo, nel senso che il mio giornale ha avuto la meravigliosa idea di cederlo alla FIFA e sono cambiate praticamente le regole di assegnazione, per cui con questo nuovo approccio Messi lo vince per i prossimi 6 anni. Sì, però lo avrebbe vinto comunque. L'anno scorso non l'avrebbe vinto, Rino, perché la giuria formata dai giornalisti fece vincere l'anno scorso abbondantemente Xavi. In realtà poi si ribaltò la situazione perché l'altra componente della giuria, quella dei CT delle nazionali e dei capitani delle nazionali, che era maggioritaria, votò in maniera plebiscitaria per Messi. Però hai ragione tu, ormai non c'è più discussione, non se ne discute più e il premio si svaluta, è vero quello che dici. Io sto provando a scrivere un libro e lo voglio chiamare Maledette classifiche, perché non c'è è la cosa più affascinante ma anche più inutile del mondo mettere a confronto, soprattutto negli sport di squadra, vero, atleti che non si sono mai affrontati e che tutto sommato per i quali non hai metri di paragone o di giudizio credibili o accertati. Cosa ne pensa Bruno Pizzul? Sì, penso che come sempre Rino dice delle cose sacrosante, penso anche che tutto sommato lo scorso anno avrebbe forse potuto perderlo, no, il pallone d'oro, soprattutto in considerazione del fatto che se c'è un piccolo neo nella carriera di Messi sta proprio nel fatto che quando gioca con il Barcellona è assolutamente incontenibile, esibisce un talento e una creatività di gioco straordinarie, ma finora con la maglia della nazionale argentina non è che abbia fatto sfracelli, quindi l'anno scorso che era comunque l'esito della tornata mondiale, e secondo me ha rischiato di perderlo, altrimenti per i prossimi anni sembra proprio che ci sia che sia destinato ad avere una egemonia che torna naturalmente a ulteriore suo merito, ma al tempo stesso snatura un pochino quello che è il fascino di un premio come il pallone d'oro, che avrebbe bisogno di maggiore competitività tra i pretendenti, perché così uccide le polemiche, le discussioni. Sì. Non c'è concorrenza. In effetti è così. Poi è assolutamente vero che se è affascinante questo esercizio di andare a mettere a confronto dei giocatori che appartengono a epoche diverse, è altrettanto vero che è una tentazione alla quale è difficile resistere, anche se poi trarre delle conclusioni e formulare dei giudizi è sempre estremamente arbitrario. Tu pensa che io sono convinto, lo dicevo anche prima, che secondo me paradossalmente tutti dicono oggi il calcio è molto più veloce, molto più difficile, molto più rapido, però le marcature di una volta erano molto più complicate di quelle che sono oggi. Cioè oggi io vorrei vedere un Messi accanto ad un Claudio Gentile che lo francobolla per tutta la partita. Patrick, ma tu pensi che non gli mette, non ci si mette l'uomo addosso? Però oggi si sa marcare di meno. Oggi si marca la zona, non si marca lo spazio, non si marca più l'uomo. Sì, ma cioè, prima è un giocatore talmente. Cioè, ma non vedi che in mezzo a 2-3 riesce sempre ad andare via?
È un giocatore difficile, è difficile da marcare Messi, padre. Comunque è difficile da marcare, ma è l'organizzazione di gioco. È lo stesso come quando si vuol cercare il più forte giocatore di tutti i tempi. E allora naturalmente ci si arrampica su queste ipotesi, su questi confronti, proprio per il desiderio di, diciamo, perché nello sport l'importante è arrivare ad una classifica, e quando questa classifica non te la fornisce la realtà, non te la forniscono i risultati, e allora bisogna fabbricarla e difenderla con le polemiche. Mentre ti dico che marcare Cristiano Ronaldo sarebbe già più semplice, cioè non semplice, nel senso sarebbe più facile rispetto a Messi. Messi è talmente rapido, veloce, piccoletto, non riesci mai a prenderlo, cioè non sai se va a destra, a sinistra. Vabbè, è talmente rara, è un fenomeno. Ecco, però ragazzi, vogliamo quando parlare gioca, però quando gioca con la maglia della nazionale lo prendono e lo marcano, com'è? Vuol dire, ma che non è vero, perché secondo me i mondiali non ha nemmeno fatto male, perché ha preso tante partite, ha preso tanti pali, Nel Barcellona è un crack, in nazionale stenta un pochino, vuol dire che l'intera organizzazione di gioco del Barcellona è preordinata proprio a sviluppare al massimo e a sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità personali di Messi, che resta comunque uno di quei giocatori che per definizione, no, si usa dire sono tra virgolette immarcabili. Però immarcabile non c'è nessuno, così come non ci sono i gol imparabili. Ma io capisco se vedendo il Barcellona vedi tanti gol di Messi che arriva davanti al portiere sul passaggio e fa gol. Ma tanti gol che fa Messi, parte dalla tre quarti e li smarca tutti. Sì, cioè, ma non è che apposta da lì, ma intanto sono i compagni che con quella ragnatela di passaggi qua e là aprono il varco e sanno dargli il suggerimento nel momento opportuno. Che poi lui sia un talento stratosferico è fuori discussione. Però, Maradona tutti questi di quest'orchestra non l'aveva, diciamo, all'Argentina. Non ce l'ha mai avuto. Al primo Napoli, perché poi dopo il Napoli è cresciuto negli anni, perché il primo scudetto non c'era Careca, non c'erano altri, insomma, che sono venuti poi successivamente. E poi comunque nessuna delle squadre in cui ha giocato Maradona aveva un'organizzazione di gioco neanche lontanamente paragonabile a quella del Barcellona. Bruno e Rino, vi volevo chiedere una cosa, un pensiero su quello che è stato definito, secondo me erroneamente, l'eterno secondo, visto che poi un pallone d'oro l'ha già vinto a suo tempo, cioè Cristiano Ronaldo, che ha la sfortuna di capitare in un'epoca in cui c'è questo fenomeno Messi. Tra l'altro ieri non si è manco presentato hanno la partita questa sera. Però perché era sicuro di non aver vinto, se no come, cioè, ci sarebbe andato e come. Questo è il problema delle grandi rivalità. Le grandi rivalità se sono bilanciate, cioè se sono rivalità tra due protagonisti di uguale peso, e non dico di uguale valore perché è difficile da identificare o stabilire qual è il criterio di parità, e viceversa, quando invece uno è nettamente più forte degli altri, allora se manca la rivalità si perde gran parte del fascino. Sì, sì, ma indubbio è il fatto che con ogni probabilità, se Cristiano Ronaldo avesse potuto così esibire il suo talento non in contemporanea con Messi, avrebbe vinto molto di più, ma questo succede nello sport. Ti ricordi, Rino, nel ciclismo, no? Gimondi, prima che arrivasse Merckx, sembrava destinato a vincere tutto, poi ha avuto la sfortuna di avere in contemporanea con lui il cannibale. Sono i grandi rivali, hanno bisogno uno dell'altro. Ma quanto è connesso il concetto di crudeltà allo sport? È una cosa bellissima questa, Rino, dico soprattutto a te che insomma... Che sei crudele! No, che ce le hai insegnate da sempre queste cose. Cioè è veramente crudele lo sport certe volte. Perché vince uno solo ed è il fascino. E il fascino dello sport sta anche nell'enorme differenza in termini di propaganda, di pubblicità, anche di denaro, certo, tra il primo e gli altri. Sì, ma in effetti c'è un pizzico di crudeltà, ma che è inevitabile laddove c'è competizione. Se non fosse così, guai. Ma se tu pensi, una delle partite più crudeli della storia del calcio fu quella finale di Coppa dei Campioni del 1900. Io ero a Monaco di Baviera quella sera con tutti gli amici tifosi del Bayern,
ed eravamo in una birra, già le birre in mano. Sì, no, io poi non sono tifoso del Bayern, però chiaramente da Bayern e Manchester United tifo evidentemente per i tedeschi, sì. Ed erano già si gridava, insomma, abbiamo vinto, gente che si alzava già per andare in piazza. Al 91esimo hai vinto una coppa, in due minuti ti fanno due gol, c'è gente che non si è più ripresa. Pensa a Roma-Liverpool, no? Sono partite crudelissime, però... vabbè, ma è il fascino, sport, che in qualche maniera è una metafora della guerra, ma, o della stessa vita, no? Così. Come ci sono poi storie bellissime, tipo ieri il gol di Thierry Henry. Ettore ha avuto la sfortuna di trovare Achille sulla sua strada, no? E anche lui, sai, è un perdente, ma è un perdente che di successo. Ha dovuto fare di successo. Un perdente Felice Gimondi come Ettore, è bellissimo. Euria, Niso, Floredano e Medoro, insomma ce n'è la storia è piena. Guarda che bellissimo, Ettore perdente di successo, la definizione del giorno. È meraviglioso. Chi era il perdente di successo? Erickson, fino a per tanto tempo è stato definito prima lui, dello scudetto della Lazio, sì. Erickson, sì. È vero. Signori, sono le 18:15, un minuto di pausa, poi vi ruberemo ancora qualche minuto. Grazie.